Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente per la parola. Il Municipio Quinto, soprattutto la parte di Centocelle, è un'area che richiede molta, molta attenzione, è un municipio difficile, complicato, dove la legalità insomma, è sicuramente un punto fondamentale dell'amministrazione di quel municipio, ma dell'amministrazione capitolina tutta. Perciò è chiaro ed evidente che il commissariato come luogo di presidio, come luogo di controllo della legalità è un luogo fondamentale per garantire appunto il monitoraggio in quell'area, in quel municipio molto complicato e molto, molto complesso. Noi quello che abbiamo fatto, quello che il Municipio Quinto sta facendo, il Presidente Boccuzzi in modo molto autorevole, con fermezza e con decisione, sta mettendo in campo tutte le azioni insieme soprattutto alla Polizia Locale proprio per garantire la sicurezza in quel municipio. Noi per esempio su Centocelle abbiamo messo in campo tutte le attività di monitoraggio, di controllo insieme all'Aeronautica Militare, insieme alla Polizia Locale, insieme anche alle guardie zoofile che in questo momento stanno operando volontariamente sul tessuto romano, sulla città di Roma, ma anche e soprattutto sul Municipio Quinto, perciò nella zona di Centocelle. Lo stanno facendo in modo volontario, senza costi da parte dell'amministrazione, perciò a loro va un grande applauso. E proprio per questo il Dipartimento Ambiente sta stipulando con le associazioni di guardie zoofile un protocollo d'intesa proprio per garantire la sicurezza nel territorio romano, soprattutto nelle aree verdi, per salvaguardare appunto la biodiversità, insomma, ecco, diciamo le zone verdi, ma anche l'intera città. Perciò comunque la legalità e la sicurezza sono un punto fondamentale di questa amministrazione che non si tira indietro quando c'è da appunto fare passi in avanti o di richiedere maggiore sicurezza, per esempio la richiesta della sindaca Raggi per l'esercito, per attuare appunto delle squadre d'esercito per salvaguardare la pineta di Castelfusano è stata presa in modo favorevole, è stata assecondata e perciò ad oggi avremo maggiore sicurezza anche nella pineta di Castelfusano grazie all'esercito. Però rimanendo nel tema del Municipio Quinto, sicuramente insieme al dottor Cardilli, che è il delegato alla sicurezza del Comune di Roma, si sta facendo un lavoro attento e accurato per garantire la sicurezza. Perciò io credo che queste mozioni, per carità, sono mozioni importanti, ma poi sono sempre ricollegate comunque alla campagna elettorale, diciamo anche a un bacino di voti che forse il consigliere Figliomeni vuole mantenere, ma comunque non è sicuramente che così porta avanti un lavoro di tutti i cittadini romani, ma soltanto di quel quadrante. Perciò noi comunque rimaniamo... Sì, grazie Presidente, solo qualche secondo. Noi rimaniamo comunque favorevoli a mantenere aperti i commissariati, le caserme, perciò tutti i presidi di sicurezza all'interno della città di Roma, ma se facciamo una proposta su un municipio dobbiamo fare queste proposte su tutti i municipi. Per esempio nel Municipio 12, dove c'è l'ex ospedale Forlanini, che purtroppo ex perché la Regione Lazio lo ha di fatto abbandonato, lì dovrebbe essere posta una caserma dei carabinieri, ma io non vedo Fratelli d'Italia, il consigliere Figliomeni che presentano mozione per richiedere l'apertura della caserma dei carabinieri al Forlanini. Perciò quando si è amministratori locali, si è amministratori locali di tutta Roma e non soltanto di un municipio. Questo è un segnale che vorrei dare al consigliere Figliomeni. Grazie. Grazie Presidente ancora per la parola.